Amici di Corse di Moto TV, qui al Cremona Circuit sta per andare in scena il terzo atto della stagione 2024 del Virus Power National Trophy. La 600 torna in pista e quindi senza perdere tempo andiamo a vedere come sono andate le qualifiche e la gara del National 600 al Cremona Circuit. È stato il MES, Trofeo Motestate, a ospitare al Cremona Circuit la terza tappa 2024 del Virus Power National Trophy 600. Una pista, quella di Cremona, nuova quasi per tutti, elemento questo che già dalle qualifiche ha mostrato valori in campo rimescolati. Dopo una combattutissima Q2, a siglare la Panther Racing Fuel pole position è stato Andrea Bolognesi, che con il crono di 1 minuto 34 secondi e 806 ha preceduto per soli 36 millesimi di secondo il leader del campionato Marco Marcheluzzo. Terza prestazione per Gabriele Cottini su Yamaha. Domenico Passanisi, Andrea Liberini e Lee Doty hanno conquistato la seconda fila. Ascoltiamo ora il poleman del weekend, Andrea Bolognesi, del Vieri Racing Team. 1.34.806 è il tempo con cui Andrea Bolognesi ha conquistato la Panther Racing Fuel pole position qui a Cremona. Andrea, bravo, ha interrotto l'egemonia di Marcheluzzo. Sì, è quasi un sogno perché non mi ricordo neanche da quant'è che non fa una pole position. Cioè, sicuramente quest'anno ha dominato fino ad ora, che mi dà gusto. 36 millesimi dà ancora più gusto, Bolo, perché insomma, no, un avversario che ha punteggio pieno nella classifica per un batto di ciglia stagli davanti, giro contro giro, perché veramente un giro davanti tu, uno lui, quindi si arriva, credo, carichissimi ai 12 giri di gara. Ah, sicuro, sicuro. Poi vedevo in tabella più uno, più uno, più uno, poi più due. Più due no, anche oggi più due no. Già Vallelunga più due, potevamo fare la polla. Detto oggi ci provo a costo... Da tutto per tutto, e andava bene. Tra l'altro, concedimelo, Bolo, è un campionato che fino a qui forse non ti ha dato quello che meritavi di raccogliere, perché veloci in prova, consistente come sempre, però quando è stato il momento di dare al zampattino, di avere magari anche un pizzico di fortuna in più rispetto ai tuoi avversari, hai un po' di punti in meno in classifica. Esatto, esatto. A Misano non siamo andati fortissimo perché abbiamo girato veramente poco questo inverno, ma già a Vallelunga eravamo prontissimi e infatti abbiamo fatto la gara attaccato sia a Marcheluzzo sia a Campaci, però poi all'ultimo giro al tornantino Cottini mi ha soffiato il podio e ho un po' dormito lì. Però quel tornantino lì lo sappiamo che insomma ti ha soffiato, mi è andato a finire bene, poteva finire peggio. È vero, però se no anche a Vallelunga sarebbe stato un po' di più che meritato perché il passo c'era, però sono arrivato qua molto carico perché mi brucia ancora da Vallelunga. Allora, vediamo se riuscirai a avere una rivalsa sportiva domani nei 12 giri qui a Cremona. Chiudiamo dicendo, insomma, la prima volta che il Virus Power National Trophy approda qui al Cremona Circuit, che sarà teatro del Mondiale Superbike tra qualche mese. Come hai trovato il circuito? Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? Quali sono i punti ostici, quelli magari a te più favorevoli? A me piace, è piaciuto subito, venerdì scorso sono venuto qua a provarlo e mi è piaciuto subito. Hanno fatto, secondo me, un ottimo lavoro con il nuovo pezzo nell'ultimo settore. E anche con l'asfalto era un po' titubante, però in realtà mi piace, cioè, hanno fatto veramente le cose giuste. Ovviamente è un tracciato abbastanza piccolo rispetto al solito Vallelunga, Mugello, Misano, però è tecnico, c'è delle parti veloci, delle parti molto lente, che è anche abbastanza completo e è bello secondo me. E allora salutiamo Andrea Bolognesi, gli facciamo gli in bocca al lupo migliori per la gara di domani e noi ci vediamo questi 12 giri, highlight, come è andato a finire. Ciao, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Giro di boa per il Virus Power National Trophy 600 qui al Cremona Circuit dalla pole position con il tempo di 1.34.806 Team Vieri Racing. Abbiamo Andrea Bolognesi. Ciao Bolo, buongiorno. Che strategia adotterai per questa gara partendo dalla pole position? Ah, proviamo a partire davanti e imporre il nostro ritmo. C'è molto caldo oggi, forse anche un po' più di ieri. Avete cambiato qualcosa nella moto? No, sinceramente no. C'è qualche grado di asfalto in meno e ci dovrebbe aiutare. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Dalla seconda piazzola dello schieramento per il team Black Flag Motorsport, il capo classifica a punteggio pieno, Marco Marcheluzzo, staccato di soli 36 millesimi da Bolognesi. Marco, allora, hai conquistato le prime due pole dell'anno, questa volta per 36 millesimi te l'ha soffiato Bolognesi, ma mi sembra che tu il passo gara ce l'abbia. Sì, sai, gli avversari sono tutti fortissimi, soprattutto questa pista l'hanno presa bene. Adesso la gara sarà sicuramente una bella gara, ce la giocheremo, secondo me, che vinca il migliore. In bocca al lupo. Crepi. Chiude la prima fila dello schieramento per il team Black Ship.
Abbiamo Gabriele Cottini già a podio a Vallelunga. Gabriele, una prima fila, 3 decimi di distacco, quindi si presume una gara con un bel pacchetto di mischia. Sì, dai, siamo tutti attaccati e saremo della partita, dai. Se non succede niente alla prima curva, saremo della partita anche noi. In bocca al lupo. Viva il lupo, ciao a tutti. E allora godiamoci questi 12 giri del Virus Power National Trophy del 100 qui al Cremona Circuit. Aspettiamo lo spegnimento dei semafori per questa partenza del National 600. Sono partiti, scatta bene Bolognesi, mi è sembrato anche Marcheluzzo un po' in difficoltà, Cottini che potrebbe rimanere inguaiato alla prima curva, infatti è rimasto là dietro nelle retrovie. Attenzione perché Cottini potrebbe aver perso tante posizioni, mentre ci è sembrato di vedere uno scatto fulmineo di Andrea Campaci dall'ottava piazza dello schieramento. Qui vediamo il layout, il nuovo layout del Cremona Circuit nel settore finale è stato velocizzato e poi c'è questo saliscendi che fa tanto laguna secca, sfilano i piloti e allora davanti a tutti Andrea Bolognesi, Vieri Racing e poi Domenico Passanisi, terzo Andrea Campaci, quarto Marco Marcheluzzo, Passanisi qui con Liberini che ha recuperato tantissimo su Domenico Passanisi, mentre Marcheluzzo sembra in leggera difficoltà. Siamo a 3 di 12, Bolognesi in testa, Passanisi che ora deve guardarsi dagli attacchi di Andrea Liberini che è rinvenuto veramente veramente molto forte. Andrea Liberini adesso ancora on board con il leader della gara, Vieri Racing, Kawasaki, Andrea Bolognesi, il Bolo numero 31, ma dietro soffiano minacciosi Passanisi, Liberini e Marco Marcheluzzo che a quanto pare ha ricucito un po' il gap che lo divideva dai tre piloti che lo precedono, ancora con Cottini che ha il disperato inseguimento del gruppone. Bellissima gara da 600, il National non tradisce mai, ricordiamolo, organizzato dal Motoclub Spoleto, il Virus Power National Trophy 600, giunto al giro di boa, qui Marco Marcheluzzo nella scia di Andrea Liberini, Kawasaki a confronto, Pleo, RM Racing contro Black Flag Motorsport, staccatone di Liberini che prende qualche metro di vantaggio su Marco Marcheluzzo, che ricordiamolo è leader del campionato dopo due prove, a punteggio strapieno, là davanti Passanisi è riuscito ad avvicinarsi al leader della gara. Guardate Bolognesi e Passanisi ora sono veramente vicini, si fa vedere all'interno, Passanisi chiude la porta, Bolognesi, Michael Coletti, autore al momento del giro più veloce, 1:34.776, che si è riportato vicinissimo, ma vicinissimo al quartetto di testa. Attenzione perché il quartetto potrebbe diventare un pokerissimo. Si infila Passanisi, stanno carena contro carena, passa Domenico Passanisi, conquista il primo posto, lì dietro Liberini, anche lui è arrivato sul coppino di Bolognesi, crollo di Bolognesi e passa all'esterno, gli gira attorno Liberini. Adesso sarà la volta probabilmente di Marco Marcheluzzo, che schiaffoni, povero Bolo, premette un calo di gomme perché non si spiega altrimenti un doppio sorpasso nel giro di poche curve. Peccato, adesso on board con Marco Marcheluzzo, vediamo se andrà a sua volta l'attacco di Andrea Bolognesi, si apre la ventaglio, non ci sta il Bolo e intanto è passato in testa Liberini. Coletti ci prova, mamma mia, si è infilato dentro, lo sposta, no, ma ha problemi Bolognesi, ha problemi di aderenza con la sua Kawasaki e ha perso proprio la traiettoria ideale, quindi qui adesso non c'è un attimo di tregua. Marcheluzzo all'attacco di Passanisi per conquistare la seconda posizione e mettersi in testa un'idea meravigliosa, quella di andare a ricucire con Andrea Liberini. Tutta la scia è per Marco Marcheluzzo. Marcheluzzo prende la scia di Liberini, vediamo se proverà l'attacco qui in fondo. Sì, passa Marco Marcheluzzo, prende la testa del Virus Power 600, si riaffaccia all'esterno. Liberini, che staccata ragazzi dall'esterno, si è ripreso la posizione. Liberini, Marcheluzzo ancora, Passanisi, ma c'è Coletti che soffia forte sul coppino di Passanisi. Qui se la giocano i ragazzi, 10 di 12, siamo agli sgoccioli. Liberini, grande sangue freddo, c'è da sottolineare questo aspetto, insomma sta rigettando, ricacciando indietro Marco Marcheluzzo, un pilota di grande esperienza qui al National, conosce bene la moto, conosce bene il team, bravo Liberini. Coletti ha bucato Marcheluzzo, Coletti in secondo posto per lui in questo momento e intanto ne ha tratto vantaggio Andrea Liberini, che dal duello Marcheluzzo-Coletti ha preso qualche metro di vantaggio, potrebbe avviarsi all'ultimo giro con un po' più di sollievo, senza proprio avere questi tre piloti sul codone della sua Kawasaki. Andiamo a vedere l'ultimo giro di Andrea Liberini.
Andiamo a vedere se il pilota del team RM Pleo Racing riuscirà a portare a termine questa cavalcata qui con Marcheluzzo. Mamma mia, Coletti sta provando ad andare a riprendere anche Liberini. Coletti scatenato, grande gara di Michael Coletti. Forse un po' larghino lì, è appiccicato a Liberini Coletti. Marcheluzzo a sua volta poteva approfittare del duello finale tra Coletti e Liberini. Tra i due litiganti potrebbe godere proprio Marco Marcheluzzo. Mamma mia, che finalone, ma qui mi sembra che Liberini abbia preso vantaggio su Coletti. Passanisi intanto fa pressing su Marco Marcheluzzo, Bolognesi quinto, sta cercando di portarsi a casa almeno questa posizione il buon Bolognesi. Marcheluzzo ha preso un po' di distacco da Coletti, attenzione perché Coletti potrebbe aggiudicarsi il secondo gradino del podio. Ancora inquadratura per Andrea Bolognesi, ma andiamo sul rettilineo principale perché siamo agli sgoccioloni, come si suol dire, e qui siamo con Marcheluzzo che vede lì davanti Coletti e Liberini. Se non succedono catastrofi in questa staccata, potrebbe riuscire Andrea Liberini a far suo questo primo posto del National 600. Coletti, Coletti ancora lì, ma è troppo lontano, ultima curva, attenzione, Coletti si è avvicinato tantissimo, arriva in volata, vince Andrea Liberini davanti a Michael Coletti, terzo Marco Marcheluzzo, quarto Domenico Passanisi. Che gara ragazzi questo National, ci vediamo a Misano per la quarta gara del National 600 2024. Gioia, gioia nel paddock per la vittoria di Andrea Liberini qui al debutto del National a Cremona. Una gara stata combattutissima con Coletti, Marcheluzzo, Bolognesi che ti braccavano. Sì, infatti ogni passaggio vedevo più zero, dicevo no, basta. Però inaspettato il mio passo perché ieri non ce l'ho fatta già così. Però oggi avevo qua i miei amici, avevo qua molte motivazioni per far bene e ce l'ho messa tutta. Bravo Andrea Liberini che vince la gara del National 600. C'è festa, sobria. Andiamo da Michael Coletti. Adesso cerchiamo Coletti. Eccolo qui. Michael Coletti, autore anche del giro più veloce con un 1.34.776. Veramente un gran tempo. Ti sarebbe valsa la pole position. Secondo posto guadagnato con i denti, con le unghie. Sì, è stata una bella gara. Peccato in qualifica. Abbiamo avuto un po' di problemi di assetto e tutto. Però abbiamo fatto una modifica ieri sera e siamo riusciti a partire benino. Siamo stati lì. Ho voluto non far scappare il gruppo. E sono riuscito ad arrivare fino alla fine. E che alla fine ero... ero lì, però non ce l'ho fatta, però è stata una bella gara, 20 punti importanti. E si rosicchia qualcosa anche a Marcheluzzo. Infatti, siamo arrivati, è passato anche lui e dai, ci facciamo per la prossima gara. Bravo Michael, andiamo da Marco Marcheluzzo che è qui, eccolo col suo inseparabile asciugamanino. E allora, beh dai, hai voluto ravvivare questo campionato, terzo posto, però una bella gara comunque lì davanti. Sì, è una bella gara, purtroppo credo di aver avuto qualche problema alla gomma posteriore perché fin dal primo giro non riuscivo ad andare come ieri, mi scivolava tantissimo, però ci ho provato ma alla fine rischiavo troppo, quindi bravi comunque i miei avversari perché hanno tenuto veramente un passo incredibile, non credevo, e niente, ci rifaremo alla prossima, dai. E comunque Marco, in ottica campionato, un terzo posto, 16 punti che insomma continuano a rendere solida la tua classifica. Non lo so come sia la classifica adesso, quelli che... Tu sicuramente hai 66 punti, 50 più 16, Coletti ti ha rosicchiato qualcosa, però diciamo che i diretti avversari, quali Cottini o Campaci, insomma, sono arrivati dietro. Ecco dai, meglio per me, peggio per loro, mi dispiace, però dai, pensavo di fare meglio sinceramente, quindi dobbiamo ancora lavorare un pochettino sulla gara, soprattutto sul passo finale di gara, e questo sarà, visto che abbiamo uno stop abbastanza lungo, sarà nostro impegno portarlo avanti. Bravo Marco. Grazie, ciao a tutti.